Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Quest'oggi siamo di nuovo su F122 con un nuovo episodio della nostra serie con Charles Leclerc. Nello scorso episodio abbiamo corso in Belgio e in Olanda e abbiamo ottenuto due vittorie fondamentali che ci hanno permesso di ricucire il distacco che c'era tra noi e Verstappen. Infatti attualmente siamo solamente a meno 1. In questo episodio andremo a correre a Monza e mi pare a Singapore. Saranno sicuramente due gare toste, ma noi siamo obbligati a cercare di battere Verstappen per riprenderci la leadership. Prima di cominciare con il video io vi invito ad iscrivervi al canale perché il massimo supporto che potete darmi è davvero un aiuto molto grande. Per voi è completamente gratuito, non vi costa niente e a me appunto aiutate tantissimo a portarvi nuovi contenuti. Quindi mi raccomando, se questa serie vi sta piacendo, se questo video è di vostro gradimento, iscrivetevi al canale. Vi invito anche a lasciare mi piace per permettere a questo contenuto di essere raggiunto da più persone e a seguirmi su Instagram. Trovate il link in descrizione e lucernema a schermo. A Monza ho già fatto le qualifiche e partiremo dalla pole position, però sono state delle qualifiche molto toste e soprattutto Monza è un circuito pieno di dritte. Io purtroppo non ho un assetto scarico come mi avete consigliato perché ho già fatto le qualifiche appunto e c'è la regola del parco chiuso. Quindi dovrò cercare semplicemente di resistere in tutti i modi. Sarà complicato molto, ma ci proveremo. Ci vediamo direttamente in gara. Ed eccoci appunto in griglia di partenza. Partiamo dalla pole position e ovviamente al nostro fianco c'è Max Verstappen. Quindi cerchiamo di fare una buona partenza per tenercelo dietro. Vediamo cosa riusciremo a fare. Pronti per andare. Prima dentro, gas a martello e andiamo. Questo è stato un semaforo molto lungo, devo dire. Vorrei l'interno e me lo posso prendere perché abbiamo avuto davvero un buono scatto. Verstappen prova dall'esterno. Non ce la fa. E allora rimaniamo davanti. C'è stata una bandiera gialla. Alonso è terzo, Alonso. Alonso è terzo, va bene. Sono contento per lui. Magari potrebbe darci una mano a fare, tra virgolette, fuori Verstappen nel senso a passarlo. Non lo so, Verstappen qua ci prova dall'esterno. Non c'è spazio. E infatti ritorna subito dietro. Allora adesso via ragazzi, via. Dobbiamo assolutamente scappare. Questa curva l'ho fatta malissimo, ma l'ho presa in maniera troppo ottimistica e ho dovuto recuperare la fine. Verstappen è solo 3 decimi distante. Inizia a recuperare tutto sul dritto. Guardate quanto recupera. Guardate quanto recupera. È imbarazzante una roba del genere. Lo tocchiamo per cercare di resistere, ma è imbarazzante. Ha recuperato 3 decimi con una facilità spaventosa. Questa non è solo questione di assetto. Non può essere solamente una questione di assetto. Non può essere. Va bene, ragazzi. Hertz subito. Non posso stare qua a temporeggiare. L'Hertz lo devo usare. Usciamo dalla curva più forte. Hertz di nuovo che mi deve dare una mano. Perché senza l'Hertz io non vado da nessuna parte. Guardate, guardate, guardate. Ho tolto l'Hertz e abbiamo perso 25 cavalli. Però io qua tiro la staccatona folle. E la posizione me la prendo. E adesso devo risparmiare per l'Hertz. Però ragazzi, penso davvero che sarà sempre così. Poi semmai Verstappen avrà il DRS, ovvero se riusciremo a tenercelo dietro fino al terzo giro, sarà ancora peggio. Perché si ritroverà ad avere ancora più potenza sul dritto rispetto a quanta non ne abbia già. Vorrei avere almeno 5 decimi prima di questo rettilineo. Ne ho 4 e mezzo, ma non bastano. Guardate, proteggo l'interno. Non dovrebbe riuscire teoricamente dall'esterno a passarmi. E infatti, con una staccata, scivoliamo dentro per primi. Ma guardate il distacco, che si riduce, sul dritto, ma tutti, Non è solo Verstappen, non è solamente una questione di assetto, ragazzi. Perché io capisco, se fosse stato solamente Verstappen, Alonso ha passato Verstappen. Ti prego Fernando, ti supplico Fernandone, tienitelo dietro. Tieniti dietro a lui, non a me, a lui, non a me. Cioè ragazzi, questo non è solamente, voi capite benissimo come questo non sia solamente assetto. È anche proprio il fatto che non andiamo noi sul dritto. Non andiamo. Adesso magari se Perez anche riuscisse a passare Verstappen,
Però tanto, ragazzi, quando alla fine si velocizzeranno pure, sarà davvero finita. Quella sarà davvero una situazione molto più critica di quanto è già attualmente. E adesso non è che è una bella situazione. Qui inizierà a esserci il DRS. Io adesso non lo metterò subito l'ERS. Voglio vedere se riesco a evitare di utilizzarlo. Ok, posso non usarlo. E ragazzi, fidatevi che è molto positivo. Sta per cominciare il penultimo giro. Noi voliamo tra le curve di Monza, questa sezione guidata, che è una piccola parte di tante curve ripetitive dopo una serie molto lunga comunque di dritte o curvoni. Diciamo che le curve strette, o meglio, le curve strette ci sono e come. Però tante curve di fila sono abbastanza rare qua, uso un pochino di Hertz, non tantissimo, fucsia per noi. Guardate come ci arrivano. Oddio, adesso non ci stanno arrivando tanto, ma non cantiamo vittoria, perché comunque il tempo per arrivarci c'è sempre. Io, come in Francia, non ci faccio più. Via ragazzi, via, dobbiamo correre. Hanno guadagnato un sacco in uscita di curva. Quando dico un sacco intendo proprio un sacco. Tantissimo. 4 decimi Alonso. 4 decimi solo. Via. Uso un pochino di Hertz. Non troppo, lo sto gestendo abbastanza bene. Me lo mantengo per la dritta qua. Magari, ecco, 9 decimi siamo. Vedo se riesco ad evitare di usarlo. Perché sì, il DRS, però forse potremmo anche evitare. Potrebbe non servire. Ok, non serve, non serve. Sta per cominciare l'ultimo giro, ragazzi. Quanto è Verstappen? Terzo, va bene. Va bene così, va bene. Un pochino di Hertz lo uso. Adesso, ok, basta, subito tolto. E non saprei bene che dire, ragazzi. Non saprei davvero che dire. Se no che sta per cominciare l'ultimo giro. E adesso uso l'Hertz qua in uscita. Per darmi un po' di spinta. Arrivo al 60%, lo tolgo, tolto. Leclerc 23,5 fucsia. Max Verstappen 23,3. Verstappen passa Alonso. Ma tu guarda. Speriamo quantomeno che si rallentino tra di loro. Potrebbe essere una magra consolazione. Alonso ripassa Verstappen. Si sono davvero rallentati una marea. Sono saliti sopra il secondo. Verstappen ripassa Alonso. Alonso ripassa Verstappen. Che cosa sta succedendo? Verstappen ripassa Alonso. Noi guidiamo via, noi scappiamo via. Non canto vittoria, ragazzi. C'è poco da cantare vittoria. Questi ci ripigliano in due dritte, non so se voi l'avete capito. Quasi 2 secondi di vantaggio, non mi interessa. Hertz a manetta. 2 secondi di vantaggio ora. Alonso dovrebbe ripassare Verstappen però. Per farla proprio al 100% bene sta gara. Non so se ce la sta facendo. Ma noi scappiamo via, ragazzi, perché davvero adesso con i 2 secondi ci crediamo. Ci credo, 2 secondi e una curva, ci credo. Ci credo davvero. Ce l'abbiamo fatta, forse. A meno che non c'è qualcosa di bruttissimo adesso e non dovrebbe. Ragazzi, ce la potremmo aver fatta. Forse anche fucsia alla fine. Speriamo, vediamo. Verstappen ha battuto Alonso, penso proprio di sì. Bandiera scacchi. Bandiera scacchi. Vinciamo e mi sa col fucsia pure. Vinciamo a Monza. Bellissimo risultato. Pilota del giorno Fernando Alonso. Ma quanto ha fatto Alonso? Ecco, questo io vorrei capire. Non lo so, andiamo avanti, vediamo. Gustiamoci, anzi, prima diciamo i festeggiamenti dei nostri meccanici. È stata una gara molto molto bella. Molto molto bella. È innegabile che comunque siamo andati bene. Sempre. E in realtà non pensavo mai di riuscire a vincerla sta gara, ma ce l'abbiamo fatta, quindi sono contento così. Leclerc vince, forse col giro veloce, non lo so. Sicuramente siamo leader del mondiale. E allora, Verstappen ha fatto secondo, Alonso ha fatto terzo, va bene, comunque ce la godiamo dopo diciamo la classifica, intanto ci godiamo il podio, ecco questo volevo dire. Torniamo a vincere a Monza, la Ferrari torna a vincere al Monza dopo il 2019, sempre con Charles Leclerc. E beh, ragazzi, è sempre bello. Poi, vabbè, il podio di Monza è tanta roba. Con sotto la marea rossa. Questa volta nel gioco è un po' meno marea. Ma nella realtà, cavolo,
Sì, era emozionante, poi ci sono ancora tutte le foto. Io purtroppo non c'ero quell'anno, però ho visto insomma le foto come abbiamo viste tutti. Fucsia, 26 punti quindi. E allora siamo primi con 7 punti di vantaggio. Adesso però ragazzi c'è la prossima gara. E beh, direi che nella prossima gara che sarà, penso proprio a Singapore, ecco qua sì, dovremmo cercare di fare ancora meglio e magari di vincere ancora. Allora, a Singapore, indovinate un po', partiamo di nuovo in pole. Però dobbiamo fare davvero tanta attenzione perché questo non è un circuito dove io ho un gran feeling. Quindi sì, ragazzi, cerchiamo di ottenere un buon risultato, cerchiamo di vincere ancora. Ci proviamo, ovviamente, Verstappen vicino a noi. Prima dentro, gas a martello, non so perché l'ho detto così, ma andiamo, ragazzi. Pronti per partire. Cerchiamo di rimanere davanti in curva 1. Vado ad allargare perché non so cosa aspettarmi da dietro. Le posizioni sono cambiate, ma Verstappen col cavolo che è stato passato. Lui rimane sempre qua dietro, ovviamente. Andiamo, ragazzi. Questa sarà davvero una gara tosta. Verstappen subito interno qua. E io gli devo lasciare lo spazio. Non lo posso sbattere contro il muro. Però qua gli posso sbattere la staccatona contro. Largo. Esco comunque davanti. Lo passa anche Hamilton. Dai, Luigi. Dai, Lewis. Andiamo. Adesso via. Ragazzi, questa è tosta come gara, eh. Questa è davvero tosta. Adesso casca l'asino, come si suol dire. Perché questa è davvero difficile. Non uso l'ERS per il momento, me lo voglio tenere da parte. C'è Hamilton dietro di noi. Io faccio anche fatica a commentare perché in un circuito del genere la concentrazione non è che è importante, di più. E io mi sto concentrando tantissimo. Però ovviamente ragazzi parlo un po'. Magari questa volta potrei andare un po' a velocizzare. Potrebbe essere la prima volta in questo episodio che velocizzo. Monza ce la siamo goduta quasi interamente. Forse avrò fatto qualche taglietto qua e là. Però quasi interamente. E Singapore potremmo velocizzarla. Qua sono uscito un po'. Finisce adesso il primo giro. Io ragazzi il secondo ve lo velocizzo perché mi devo concentrare. Prima però. Prova a resistere qua su Hamilton, ce la faccio, perfetto. Ok, finito il secondo giro, ma ovviamente il giro veloce non è neanche minimamente il nostro. Comincia adesso il terzo giro. L'ERS che abbiamo risparmiato, l'ho usato pochissimo prima. Adesso inizia a essere utile. Non mi ricordo dove sia la zona di RS. Ma credo che sia proprio qua. E infatti io l'ERS inizio ad utilizzarlo adesso e mi prendo subito l'interno. Ok, tolgo l'ERS perché Hamilton non ci ha passato. Fucsia al primo settore per il momento. Via ragazzi, mi metto di nuovo a risparmiare Hertz per le zone di RS. Me ne ricordo sicuramente un'altra. Poi non so dove siano. Non so se ce ne sono due o tre. Se ce ne sono due so dove sono. E se ce ne fossero tre, la terza non ho la più pallida idea di dove sia. Un'altra però so che è qua. E infatti qua. Adesso magari non lo uso subito. Non lo uso proprio, anzi perché Hamilton rimane dietro. E allora va bene così, ragazzi. Allora va bene così. Cerchiamo però di non commettere errori. Per il momento la situazione per noi, ragazzi, è ottima. È ottima. Perché stare così, primi, con Verstappen terzo, in mezzo Hamilton che nel mondiale è lontano. Sarebbe davvero perfetto. Sarebbe perfetta come situazione, ma non cantiamo vittoria perché dura poco. E dubbi non ne ho. Dubbi non ne ho. Comincia adesso il penultimo giro con un fucsia da parte nostro. Da parte nostra. Che però potenzialmente è momentaneo. Non lo so. Sto spingendo come un forsennato, come al solito. Come al solito, ragazzi. Io spingo davvero sempre tantissimo.
ma in questa gara particolarmente di più perché abbiamo più fiducia, ma soprattutto abbiamo più consapevolezza. Hertz qua, poi lo tolgo perché comunque Hamilton, scusatemi, è dietro. Rosso nel primo settore, ma non importa, ci sta anzi. Questo quarto giro è uno dei giri probabilmente più tosti. Perché anche, anzi, soprattutto mentalmente, la situazione inizia a pesare. Inizia a pesare e non poco. E vi dico questo perché adesso siamo stanchi dopo aver resistito per ben tre giri. Però dobbiamo mantenere la guardia alta per ben due giri. E tra l'altro due giri dove Lia va anche molto più forte. Tolgo l'Hertz subito. Me lo risparmio tutto per l'ultimo giro. Quindi ragazzi, adesso non ci sono scherzi, sta per cominciare l'ultimo giro. Ci vediamo direttamente quando comincia. Eccoci ragazzi, pronti per cominciare l'ultimo giro. Parte adesso, è appena partito. Manteniamo per il momento il fucsia. Ah, qui un po' esterno, ma va bene, calma, calmi. Abbiamo abbastanza Hertz, 70%. Quindi ne possiamo far buon uso per difenderci. Attenzione però, subito qua, attiviamo l'Hertz. Non guardiamo neanche quanto è lontano Hamilton. Anzi, no, dai, lo tolgo perché Hamilton è lontano qua. Hamilton è lontano qua. La stiamo vedendo, la vedete insieme a me? Non so se voi la vedete, ma io la vedo. Però non la voglio dire. Però non lo voglio dire, via. Fuga, un altro po' di Hertz qua. Scappiamo via. Abbiamo un solo nemico in questo momento. Incredibilmente non si chiama Max Verstappen. Non è olandese, non è il campione del mondo in carica. Ma è ugualmente pericoloso. È inglese, si chiama Lewis Hamilton ed è quello che, insieme a un certo tedesco, di mondiali ne ha vinti di più in questa categoria. Hamilton, vicinissimo a noi. Attualmente. Noi arranchiamo un po', siamo stanchi, siamo sfiniti. La macchina anche ha bisogno di riposo dopo questa gara estasiante, difficile, tosta, però. Però potenzialmente positivissima. Super positiva. Hamilton è lontano, non ce la fa. Non ce la fa, ragazzi, ce la facciamo noi invece. Ce la facciamo noi! Vinciamo anche a Singapore. Verstappen terzo. Penso che abbiamo fatto anche il fucsia. Siamo riusciti a vincere qua. Piloti del giorno, giustamente. E adesso, ragazzi, la situazione è molto bella, però. Perché abbiamo molti punti di vantaggio su Verstappen, abbiamo guadagnato tantissimo, non c'è niente da fare. Quindi ragazzi, davvero, io sono molto 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 contento, molto 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 soddisfatto. Adesso non so se abbiamo mantenuto il fucsia, ma un punto in più, un punto in meno, comunque in realtà ha contato tantissimo prima, ma ora come ora, in questa situazione, non mi arrabbierei, ecco, se ce l'avessero fregato. Però ragazzi, stiamo andando davvero forte. Negli ultimi due episodi siamo andati fortissimi. In particolare poi oggi a Monza e a Singapore, ma anche in Belgio prima. Circuiti molto sfavorevoli dove siamo riusciti a metterci una pezza e a vincere. Adesso il distacco di Verstappen non lo voglio calcolare a mente perché ho paura di fare errori stupidi. Essendo che sono calcoli facili, ho paura appunto di sbagliarli. E quindi vediamo, insomma, adesso ci godiamo il podio. E poi andiamo subito a vedere qual è la situazione attuale della classifica. Grande comunque Charles, bravissimo Charles, grande Max Verstappen, che comunque non si è fatto valere, diciamo, non si è arreso. Sì, abbiamo fatto anche il fucsia. Leclerc fa anche il fucsia. Primi con 18 punti di vantaggio su Verstappen. Poi vabbè, 145 su Perez, 148 su Sainz. Davvero campionato a senso unico. Nel prossimo episodio però non mi ricordo dove dovremo correre, quindi lo andremo a vedere subito. La prima delle due gare sarà Suzuka, tosta, tosta, e la seconda lo scopriremo nel prossimo episodio. Io vi ringrazio per la visione di questo video, vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale, lasciare mi piace, seguirmi su Instagram per supportarmi e per i motivi che ho detto all'inizio del video. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!